Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea legislativa dell'Umbria. La prima commissione consiliare è tornata a discutere le proposte di modifica alle norme sui vitalizi per gli ex consiglieri regionali. Ce ne parla David Mariotti Bianchi. La prima commissione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, presieduta da Andrea Smacchi, ha dato mandato agli uffici di Palazzo Cesaroni di predisporre una proposta unitaria di modifica delle norme sui vitalizi degli ex consiglieri regionali. Al momento, infatti, sono due i disegni di legge presentati: quello dell'ufficio di presidenza dell'Assemblea e quello dei consiglieri del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati e Maria Grazia Carbonari. Due proposte che erano state illustrate e discusse nelle sedute precedenti e sulle quali era stato sentito in audizione il presidente dell'Associazione degli ex consiglieri regionali dell'Umbria. I commissari, dopo un ampio dibattito che ha preso in considerazione anche le indicazioni dell'Associazione degli ex consiglieri, hanno stabilito di lavorare ad una proposta unitaria della commissione che metta insieme i due disegni di legge. Inoltre è stato richiesto agli uffici di accompagnare alla proposta un computo degli eventuali risparmi che se ne avrebbero. Il Comitato per il controllo e la valutazione si è occupato dell'attuazione della legge sugli animali d'affezione. Ce ne parla Marco Paganini. Alcune delle azioni caratterizzanti la legge regionale in materia di benessere animale non risultano attuate o lo sono state in misura parziale. È quanto emerso dalla riunione del Comitato per il controllo e la valutazione dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, che si è occupato di analizzare la messa in pratica delle prescrizioni previste dalla normativa. Tra queste, l'atto sulle misure di promozione dell'accesso degli animali ai luoghi pubblici o aperti al pubblico, le tariffe minime per il mantenimento giornaliero dei cani nei canili e dei gatti nelle oasi feline, il report sui tassi di affidamento annuale, i criteri per il riparto dei contributi tra i comuni ed ancora il piano triennale per la prevenzione del randagismo che prevedeva i criteri per la costruzione e la gestione dei canili sanitari e dei canili rifugio, le iniziative di informazione e educazione per la promozione del rapporto consapevole tra uomo, animali e ambiente, i corsi di aggiornamento sul benessere animale per i medici veterinari, le guardie zoofile ed il personale delle ASL. Alcune delle misure previste dalla legge sarebbero state invece già previste da leggi e delibere regionali già in vigore al momento dell'approvazione del nuovo testo. Allargare il testo legislativo sulle emissioni odorigene al settore sanitario. In seconda commissione, audizione dell'assessore alla salute Barberini sulla proposta di legge del consigliere Solinas. Il servizio. Nella riunione della seconda commissione, presieduta da Eros Brega, si è nuovamente parlato della proposta di legge del consigliere Attilio Solinas, che mira a disciplinare le emissioni gassose in atmosfera derivanti da attività a forte impatto odorigeno. Dopo le audizioni delle scorse settimane con il Comitato Antinquinamento di Olmeto ed ARPA, è stata la volta dell'assessore regionale alla salute Luca Barberini, che ha prioritariamente rimarcato la necessità di allargare il contesto ambientale della proposta legislativa all'ambito sanitario, in particolare rispetto agli effetti legati alla salute pubblica. L'assessore ha spiegato che quella delle emissioni odorigene è una materia introdotta nella normativa nazionale nel 2017, così da consentire alle regioni di intervenire per prevenire e limitare i fenomeni. Barberini ha detto di ritenere necessario rivedere ed approfondire dunque la proposta di legge in questione alla luce delle disposizioni nazionali, in considerazione del fatto che non vengono messe in relazione le emissioni odorigene con eventuali conseguenze sanitarie. Barberini ha anche sottolineato che va fatta comunque una considerazione di carattere generale, dove anche burocrazie e procedure, pur nel massimo rispetto ambientale e sanitario, non vadano comunque ad ostacolare insediamenti produttivi che determinano occupazione e lavoro. Il programma dei lavori prevede una prossima audizione con l'assessore all'ambiente Fernanda Cecchini, prima di dare luogo a un gruppo di lavoro che dovrebbe portare in un tempo congruo alla predisposizione di un testo legislativo finale. In terza commissione audizione degli insegnanti con diploma magistrale preoccupati per il declassamento a supplenti dopo una sentenza del Consiglio di Stato. David Mariotti Bianchi.
Audizione in terza commissione presieduta da Attilio Solinas di alcune insegnanti con diploma magistrale sulla situazione che si è venuta a creare dopo l'applicazione della legge sulla buona scuola e la sentenza del Consiglio di Stato del 20 dicembre scorso che ha sancito come il loro titolo di studio abiliti all'insegnamento, ma soltanto in seconda fascia, quella delle supplenze fino al 30 giugno. Precludendo dunque il loro inserimento in prima fascia, quella della graduatoria ad esaurimento con contratto a tempo indeterminato. Le insegnanti hanno rimarcato ai membri della commissione la loro preoccupazione di finire in un vortice di licenziamenti in massa, nonostante gli anni di insegnamento e di formazione nel mondo della scuola. Hanno quindi auspicato che l'Assemblea legislativa umbra segua l'esempio del Consiglio regionale del Piemonte, che il 16 gennaio scorso ha provveduto a deliberare un ordine del giorno che impegna la Giunta piemontese ad adoperarsi in tutte le sedi istituzionali per trovare una soluzione che tuteli i lavoratori, gli allievi, le famiglie e l'intera comunità educante attraverso la salvaguardia dei contratti a tempo indeterminato e la tutela dei diritti dei docenti in possesso del diploma magistrale. E sempre in terza commissione approvate due proposte di risoluzione in materia di sanità, una riguardante le prestazioni erogate agli anziani del Ternano e l'altra inerente la tutela delle persone affette dalle malattie rare. Tiziano Bertini. La terza commissione consiliare, presieduta da Attilio Solinas, ha approvato a maggioranza una proposta di risoluzione che impegna la Giunta regionale a migliorare le prestazioni sanitarie erogate agli anziani ternani. In particolare si chiede di implementare le misure organizzative già adottate per ridurre le liste di attesa, prevedendo canali di accesso specifici per gli anziani, valutando inoltre l'opportunità di stipulare convenzioni con le strutture sanitarie private del territorio ternano e migliorando anche il coordinamento dei due centri di diabetologia che operano nel territorio della ASL numero 2. La terza commissione ha approvato inoltre una proposta di risoluzione che impegna la Giunta regionale a promuovere nel nuovo piano sanitario regionale una politica di tutela effettiva dei diritti delle persone affette da malattie rare, come la sindrome X fragile, la forma più comune di ritardo mentale dopo la sindrome di Down e quella che ha la maggiore prevalenza di autismo. Interrogazione del capogruppo del Movimento 5 Stelle Andrea Liberati in merito alla sede regionale della nuova autorità distrettuale dell'Appennino centrale che chiede sia stabilita a Terni. L'esponente pentastellato rimarca la centralità idrografica e idroenergetica di Terni con numerose questioni critiche aperte nell'Umbria intera e sottolinea come la regione Umbria sia in ritardo sulla sede decentrata rispetto alle altre regioni interessate. Interrogazione alla Giunta del consigliere regionale Andrea Smacchi del Partito Democratico per conoscere i tempi per la concreta ridefinizione delle aree contigue del Parco del Monte Cucco. Smacchi sottolinea la necessità di procedere alla riperimetrazione dell'area che ha una superficie di 6.400 ettari sui 10.000 ettari di superficie complessivi dell'intero parco. I consiglieri del Partito Democratico, Carla Casciari e Gianfranco Chiacchieroni, con una interrogazione chiedono all'esecutivo regionale di chiarire i tempi relativi all'individuazione della nuova sede del centro di procreazione medicalmente assistita, la cui attuale ubicazione in via del Pozzo a Perugia è ritenuta non più adeguata. Anche per questa edizione è tutto, vi ricordo che Tele CRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria ed è disponibile anche in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it e su YouTube. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana, arrivederci.